Raffaele Traini, quando l'organizzazione supera anche queste prove, vuol dire che è una grande organizzazione. Sì, oggi non è stato facile sicuramente portare a termine questa gara, però devo dire che tutto sommato è andato tutto molto bene, nonostante la pioggia, che è il mezzo diluvio è partito proprio nel momento dello start, subito dopo è la pioggia più incessante, però comunque sia erano 11 anni che non pioveva più, o 11 o 12 anni, l'ultima volta nel 2003. All'epoca fu veramente una giornata pazzesca. Oggi diciamo che è una edizione bagnata, però tutto sommato è piacevole anche correre con un po' di pioggerellina. L'unico dispiacere è per la non competitiva, la Mangia Longa Run, che era una gara molto attesa, non è una gara, una camminata ludico-motoria, ma purtroppo non è potuta svolgersi come si doveva, perché c'era il percorso da 8 km che era immesso nei vigneti, non abbiamo potuto farlo, però comunque sia abbiamo fatto l'altro percorso da 5 km su strada e alla fine è andato tutto abbastanza bene. La festa comunque c'è stata, perché è una festa partita già nei giorni precedenti alla gara. Sì, ieri è stata una giornata bellissima, perché ieri pomeriggio abbiamo fatto delle gite da 5 borghi tutti distinti dalla provincia teramana, e abbiamo suddiviso quelli che hanno fatto il pacchetto turistico, che erano circa 960 persone nei vari borghi, quindi il pomeriggio è stato un pomeriggio estremamente interessante. Poi ieri sera c'è stata la castagnata con vino novello, la fiaccolata con il vin brûlé, era pieno di gente a ballare, quindi ieri sera è stato un pre-gara veramente favoloso, il tempo ieri è stato clemente e oggi comunque alla fine la festa si è conclusa anche abbastanza positivamente, diciamo. Anche a livello agonistico le cose non sono andate male e la gara femminile per poco non ha visto crollare il record che era immutato dal 2010, l'atleta keniana lo ha fallito per 1 o 2 secondi. Sì, Marian Lamacchi rimane ancora la detentrice del miglior percorso, del tempo migliore su questo percorso, e per pochissimi secondi mi è dispiaciuto, perché comunque l'atleta keniana che è venuta oggi è veramente fortissima e purtroppo per pochissimo non ce l'ha fatta, però comunque ottima prestazione degli africani e anche di Luca Orsano, che era tra i pretendenti al podio, è arrivato terzo, e però è andata comunque molto bene. Anche il livello tecnico quest'anno della gara è stato sicuramente eccelso.